L'eccezione abbastanza comune è che la psoriasi sia una patologia unicamente della cute, che interessi quindi unicamente la pelle. Questo invece è sbagliato, si tratta di una patologia infiammatoria di tipo cronico, di tipo sistemico, che può interessare anche altri organi e apparati. È quindi importante che l'approccio sia il più possibile multispecialistico, soprattutto quando si intravedono appunto segni o sintomi di un interessamento di altri organi e apparati, proprio perché è importante intervenire a tutto campo, a tutto tondo. E noi ne parliamo di questi temi con Ludovica Donati, che abbiamo incontrato qui a Bari, al Policlinico, in occasione del lancio di una campagna di informazione sostenuta da Novartis che si chiama L'esperienza al centro. Senti Ludovica, cos'è che le persone non sanno riguardo la psoriasi? Cos'è che invece appunto dovrebbero sapere? Allora, molti pazienti che soffrono di psoriasi non sanno che ci sono una serie di comorbidità legate a questa patologia, che non è solo una malattia cutanea, e questo gli specialisti ce lo sottolineano sempre, ma è una malattia a 360 gradi, sistemica, multifattoriale, cronica, recidiva. Quindi è importante che il paziente entri subito in cura, che venga subito fatta una sua presa in carico multidisciplinare, quindi appunto che non riguarda solo la dermatologia, ma anche altri aspetti, come per esempio quello reumatologico, affinché il paziente sia seguito nel suo percorso e sia conscio e consapevole, insomma, che sarà un percorso lungo, duraturo nel tempo, ma che, diciamo, grazie comunque alle nuove tecnologie, ai nuovi farmaci, sicuramente può stare bene con il loro stile di vita normale. Per esempio, le persone non sanno che può colpire anche il cuore la malattia. È così? La malattia psoriasica può coinvolgere tante, tante parti del nostro corpo, quindi malattie cardiovascolari, reumatologiche, obesità, depressione, ansia, quindi ci sono tantissimi effetti associati a questa patologia. Purtroppo le persone non lo sanno ancora, quindi è per questo che è importante continuare a fare un'informazione costante nel tempo. Senti, noi oggi siamo qui a Bari perché proprio qui prende il via una campagna nazionale che poi si snoderà in diverse città italiane che si chiama L'esperienza al centro. Ecco perché avete dato l'adesione a questa iniziativa, cos'è che vi è piaciuto? Beh, noi siamo sempre favorevoli a questo tipo di attività in cui si diffonde appunto un'informazione corretta sulla malattia psoriasica e inoltre c'è un avvicinamento finalmente tra medici e pazienti. Quindi facendo questi consulti tutta la giornata c'è modo appunto di avvicinarsi alle persone che magari non conoscono ancora la malattia o che ce l'hanno da poco o che vogliono avere informazioni in più ed è veramente un aiuto concreto per diffondere l'informazione sulla malattia.